Per prendere in giro i milanesi, spesso chi abita in provincia li invita a restare in città per arrampicarsi sul Monte Stella, l'unica cima rimasta. Pare però che i milanesi li abbiano preso in parola. Per questo, la trasferta di questa settimana non è una vera trasferta. Ci si sposta solo di qualche chilometro. Punto di partenza, Piazza del Duomo. Freddi, pioggia e neve e i rifugi ormai quasi tutti chiusi. Tutti fattori che, diciamocelo, ti fanno proprio passare la voglia di uscire. Al massimo ti puoi guardare le uscite degli altri, quelli bravi, davanti alla TV, delle patatine e bello comodo sul divano. Ma se proprio non volete rinunciare alla montagna e avete anche un po' di immaginazione, il CAI ha inaugurato un bel percorso tutto cittadino da sfruttare nei mesi invernali. Per riscoprire la città, allenarsi a piedi o in bici e magari avvicinarsi o far avvicinare qualche amico per la prima volta al trekking. Inutile dirlo, è il primo sentiero urbano in Italia in una grande città. Questo percorso unifica due simboli della città di Milano. Uno è il Duomo, che inconfondibilmente è quello che rappresenta nel mondo la città di Milano. Uno, quando pensa a Milano, pensa al nostro Duomo. L'altro è il Monte Stella, perché sul Monte Stella è stato un po' come la tomba delle case milanesi. Perché la tomba delle case milanesi? Perché dopo la Seconda Guerra Mondiale, in particolare dopo i bombardamenti del 43 e del 44, che in particolare quello del 43 ha devastato la città di Milano, Milano era piena di macerie. Allora Bottoni, che era l'architetto che aveva ideato e che ha progettato il QT8, c'era una cava, dove adesso c'è il Monte Stella, dice: ma perché non riempiamo il Monte Stella con le macerie di Milano, in modo tale che possiamo fare un piccolo rilevato, una montagnetta con queste macerie? A queste macerie poi si sono aggiunti il materiale di scavo, di riporto degli scavi dei quartieri del Gallaratese, e quindi si è costruito nel tempo questa montagnetta. Ma la montagnetta aveva alle origini questo significato: ricordare ai milanesi qual era stata la devastazione che la Seconda Guerra Mondiale aveva portato anche alla città. Questo sentiero con lo scopo di regalarlo ai cittadini di Milano, perché le scuole, i gruppi turistici con le guide di Milano, eccetera eccetera, che fanno questo sentiero, possono, nel fare questo sentiero, scoprire la storia di questa città, ma anche gli aspetti geologici, gli aspetti botanici, che sono quelli meno conosciuti da parte di tutti, ma che sono quelli che danno una certa importanza anche al fatto di fare questo sentiero. E con questi mini trekking, con queste camminate che noi proponiamo, cioè avviciniamo le persone alla montagna, cioè gli facciamo vedere che andando tranquillamente, con i nostri corsi gli insegniamo ad andare in sicurezza e consapevoli, si può anche avvicinarsi alla montagna, anche alla media montagna, con tranquillità e anche riprendendo poi, insomma, è anche in modo piacevole, per cui è una porta d'ingresso, diciamo. Non è stato facile ottenere questa autorizzazione. Il sentiero passa in mezzo al castello? Sì, lo attraverso. Hello, what's up? Anche questo è una cosa importante, perché ci consente, attraversando il castello, di vedere cose che non è che la gente non lo conosce, non lo sa, però non è così scontato che tutti i milanesi sappiano cosa c'è al castello e che significato ha il castello stesso.
anche dal punto di vista botanico, si vedono quei ciuffi d'erba, sono dei capperi. E i capperi, stranamente, si sviluppano sulle mura del castello Sforzesco. Perché arrivi là, perché questa balconata è fantastica. A seconda del periodo dell'anno, qui vedi non solo tutta una serie di... Qui c'è una quantità enorme di specie arboree, davvero una cosa allucinante. I nostri botanici dicono che ci sono più di 80 specie di piante nel Parco Sempione. Walking vuol dire una camminata utilizzando i bastoncini. Il bastoncino nella nostra camminata è uno strumento attivo, cioè vuol dire che ci aiuta a coordinare e ci aiuta nella spinta ad avanzare. Tutto il movimento della camminata nordic vuol dire mettere, appunto, far lavorare l'80% della muscolatura. Vuol dire lavorare sulla respirazione, vuol dire lavorare sulla circolazione sanguigna. Per cui conoscere la tecnica di base del Nordic Walking e praticarlo almeno un'oretta, due alla settimana, vuol dire stare bene. Io e altri che eravamo e siamo istruttori di sci di fondo, siamo andati alla scuola italiana di Nordic Walking e abbiamo preso, diciamo, il patentino da istruttore. Questo è un modo tale che ci permette di fare attività didattica all'interno della scuola, della sezione. La sezione organizza dei corsi, noi collaboriamo con la sezione facendo didattica, insegnando l'attività a questi soci che si iscrivono al corso. Il nostro terreno è, appunto, prevalentemente sono un po' tutti i parchi di Milano, anche per dare un po' conoscenza alle persone che Milano ha tanti parchi. Devo farvi notare, lo faremo notare anche a tutti quelli che erano con i nostri trekking, qui c'è una delle ultime fontane di acqua marcia. Acqua marcia è acqua solferosa, è un po' troppo dimenticata da parte anche del comune. Noi stiamo chiedendo che il comune valorizzi di più questa fontana acqua marcia, anche per il significato che aveva per i milanesi. Tanto è vero che c'era una tradizione che quando uno prendeva la laurea veniva qui a bere l'acqua marcia, a festeggiare la sua laurea. Tutte cose che si sono un po' perse nel tempo, ma che però sarebbe importante almeno ricordare. Ecco, questa è una delle ultime rimaste nella città di Milano ancora operative e funzionanti. Da Parco Sempione fino al Monte Stella, gli aneddoti, i racconti e le curiosità di strade e incroci si mischiano e si sprecano. Dalle abitazioni che un tempo ospitavano scuole clandestine per giovani ebrei perseguitati dalle leggi razziali, alla storia della chiesetta di San Siro. Per catturare l'entusiasmo di Alfredo e Mario, storici iscritti al CAI e tra i promotori del progetto del Sentiero 101, e raccontare la storia della città, non bastano di certo 10 minuti. Sappiate però che il percorso è davvero adatto a tutti e si segue facilmente se si fa un po' di attenzione ai segnavia adesivi sui lampioni. Con un dislivello di 108 metri e una lunghezza di circa 9 km è consigliatissimo anche per i bambini o per l'amico che viene da fuori e al quale volete mostrare che ne sapete proprio un sacco. Noi, tra pause, riprese e interviste, ci abbiamo messo poco meno di 2 ore. Partenza dal Duomo o da Cordusio e rientro da QT8. Insomma, se avete fretta potete evitare il rientro a piedi e tornare comodamente con la rossa. Questo è l'inizio, è un bel inizio. Noi adesso abbiamo avuto la macchina, abbiamo comprato la macchina, come la chiamo io, il sentiero è la macchina. Adesso noi dobbiamo scoprire come usare questa macchina, e la vogliamo usare nel migliore dei modi possibili, perché questo è davvero un bel sentiero. Abbiamo fatto 9,5 km e tutte le volte non te ne accorgi di averli fatti, e questa è una bella e grande cosa. E voi che ne dite? Ce lo fate un salto in trasferta sul 101?